Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui a presentare una conferenza stampa finalizzata a divulgare alla cittadinanza di Agropoli il calendario degli eventi. Il calendario degli eventi condiviso interamente dalla coalizione, dalle quattro liste a supporto del candidato a sindaco Massimo Laporta, con il suo programma Destinazione Agropoli. Le liste sono Laporta Sindaco, Agropoli Oltre, Agropoli Po, la nostra Agropoli. E adesso passo la parola al candidato a sindaco Massimo Laporta. Buonasera a tutti, benvenuti agli amici delle testate giornalistiche che questa sera sono qui presenti, a tutti gli amici della coalizione. Stasera tracceremo il nostro percorso che ci porterà al 12 giugno, giorno in cui la città dovrà cambiare. Il nostro obiettivo è Destinazione Agropoli. Darò la parola a due rappresentanti di ogni lista che fa parte della coalizione Massimo Laporta, voglio sentire loro e poi traccerò tutto il cronoprogramma che ci porterà sino al 10 di giugno, che è l'ultimo giorno per poter divulgare il nostro progetto politico. Grazie. Allora, iniziamo con Gigi Rizzo. Buonasera, Luigi Rizzo. In rappresentanza di Agropoli Po, un gruppo di amici che è partito per provare a costituire una lista civica, quindi un percorso civico, perciò mi trovavo nella destinazione Agropoli del candidato sindaco Massimo Laporta, quindi per un discorso di civismo e per aver accettato tutti i nostri punti e inseriti nel programma in maniera completa e non per un discorso specifico sul candidato sindaco, perché non crediamo nei superpoteri di un'unica persona. Noi pensiamo a un discorso di squadra, un discorso dove la costruzione del programma comprende più obiettivi e noi nel programma siamo riusciti a inserire in toto 5 obiettivi, 5 punti come lista civica laddove riusciremo a vincere l'elezione, porteremo avanti per il raggiungimento di soddisfazione di esigenze più per il cittadino che per il turista, perché molte volte troviamo questi programmi che sono molto concentrati sul turista, però noi questa volta come lista civica, cioè Agropoli Po, ci siamo un po' staccati cercando di dare un'impronta più su rendere la vita più agevole, più facilitare tutta una serie di situazioni che il cittadino a volte ad Agropoli non riesce a soddisfare, quale può essere per esempio il trasporto. Noi puntiamo molto sul trasporto, ci crediamo molto su un trasporto fatto a misura d'uomo, dove appunto si potrebbe mettere in una serie di infrastrutture che permettono al cittadino, prima di tutto, di poter percorrere tutto il territorio agropolese senza per forza utilizzare la macchina o qualche altro mezzo di trasporto. Perché crediamo molto nella possibilità di istituire un sistema di trasporti che permetta, se ci riusciremo, evitare di utilizzare la seconda macchina, perché molte famiglie ci sta la seconda macchina che viene utilizzata soprattutto per percorrere il territorio comunale, con una serie di costi economici sul bilancio familiare, ma anche di inquinamento della città. Quindi noi cercheremo di dare, per quanto riguarda, vi dico soltanto uno di questi punti, perché noi ce ne abbiamo 5, li abbiamo pubblicati e sono inseriti in questo programma complessivo. E quindi se si riuscirà a incidere con una serie di finanziamenti, anche cospicui, però nel senso che arriveranno una serie di fondi che ci permetteranno di affrontare questo discorso in maniera professionale e con una serie di infrastrutture, quindi anche con investimenti di un certo importo, si potrà allo stesso tempo aiutare le famiglie perché si riuscirebbe a evitare di utilizzare molto spesso la seconda macchina solo per percorrere all'interno del comune e quindi anche l'ambiente con minore inquinamento. Quindi io spero che vadano bene queste elezioni proprio per raggiungere questi punti che noi riteniamo fondamentali per i cittadini di Agropoli,
più che per le persone che devono venirci a visitare. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a Gigi Rizzo. Ricordo a tutti che il programma elettorale Destinazione Agropoli è possibile consultarlo sulla pagina, sul sito www.massimolaporta.it per verificare in dettaglio ciò che il candidato a sindaco e i candidati al Consiglio Comunale hanno scritto, hanno condiviso e stanno portando avanti. Adesso passo la parola ad Ermelinda Bonora. Salve a tutti, buonasera, io mi chiamo Ermelinda Bonora, ho 31 anni e sono una compagna, sono una mamma e lavoro come ispettrice presso la compagnia assicurativa Generali. Oggi mi trovo qua, è un po' come ripercorrere quello che ho fatto già 5 anni fa, mi sono candidata con lo stesso obiettivo di oggi, che è quello di dare un contributo fattivo all'Agropoli futura, a quella che sogniamo un po' tutti noi agropolesi. Il mio contributo oggi sicuramente può essere più ampio rispetto a 5 anni fa, perché sono diventata mamma, insomma, e riesco ad essere anche più vicina, a capire, a medesimarmi molto anche nelle problematiche e nel ruolo femminile che oggi ad Agropoli credo debba avere sempre più importanza e debba essere valorizzato. Non a caso nel programma poi di Massimo Laporta, anche come gruppo di Costabile Spinelli, insomma la storia un po' la conosciamo, siamo confluiti diciamo in questa compagine in maniera molto attenta e soprattutto convinta, proprio perché c'è un'attenzione particolare al sociale, c'è un'attenzione particolare alla vivibilità e a tutti quelli che possono essere i servizi che saranno messi in campo dal giorno insomma dell'amministrazione Laporta. Il mio contributo sarà quello di farmi da portavoce soprattutto per le problematiche e le situazioni che possano migliorare la vita di noi donne, ma anche dei genitori, dei papà. E penso per esempio a un parco giochi che possa essere anche un aiuto e quindi dare un contributo anche a noi mamme nel momento in cui abbiamo poco tempo per la socialità, per dedicarci anche noi alla socialità attraverso anche usufruendo anche di spazi comuni che possono essere appunto come quello dei parchi giochi dove portiamo i nostri figli. Spesso per strada ultimamente mi chiedono come mai mi trovo in questa compagine, perché oggi siamo arrivati a questo. E parlando con un amico qualche giorno fa ci è venuto in mente un piccolo passo del Piccolo Principe dove si racconta insomma perché diciamo c'è questo capo fatidico che a un certo punto dice dobbiamo costruire una nave. Questa nave ovviamente per costruire la nave lo sappiamo c'è bisogno di tante persone, quindi comincia a chiamare a sé tutte le persone che conosce, cominciando a dare ordini e soprattutto cominciando a dire quali sono le mansioni di ognuno. In questo modo diciamo nessuno si sente coinvolto, quindi la nave alla fine non viene costruita. Allora questo capo, che poi diventa un leader, capisce che deve cambiare il livello della comunicazione e dice una cosa molto importante. Dice, allora anziché dare ordini, cominciare a dare delle mansioni, io racconto loro quella che è la bellezza che si potrà trovare diciamo una volta salpati i mari. Quella bellezza che oggi Massimo Laporta ci racconta attraverso il suo programma. E con quel sentimento comune di quei naviganti oggi insomma mi trovo a far parte di questa compagine, fiera di ritrovare la bellezza qui ad Agropoli. Grazie. Complimenti Ermelinda. A proposito di quello che hai detto, non è un caso se sulla pagina di Massimo Laporta, quindi sul sito, voi trovate un'immagine, un banner di Massimo dinamico dove lui si rappresenta come il capitano di una nave, chiaramente capitano con esperienza, che vuole traghettare Agropoli con una visione, a proposito di visione, quindi la vision, e la vision per lui è Destinazione Agropoli. Passo la parola ad Antonello Enrico. Buonasera, sono Enrico Giuseppe Antonio, come dice l'amico, detto Antonello, così per i più che mi conoscono. Sono candidato nella lista civica alla Porta Sindaco, sono fiero di poterlo fare, grazie anche all'amico Costabile Spinelli che insieme a lui ho iniziato un programma, la possibilità di creare un gruppo di persone che potesse poi apportare alla comunità dei benefici. Questo non ci è stato possibile
e d'accordo con lo stesso Costabile Spinelli ci siamo avvicinati all'amico Massimo, che abbiamo intravisto la possibilità di proseguire il nostro progetto che avevamo iniziato da prima. La mia professione di commerciante, svolta per decenni, mi ha portato a conoscere pregi e virtù del commercio agropolese. I difetti dei miei settori sono tanti e vorrei, con questa mia partecipazione della lista di Massimo, apportare quella che è stata la mia esperienza, che, come ho detto, per anni mi ha portato a conoscere negli anfratti la possibilità di poter migliorare la problematica del commercio. Ho svolto la mia attività, con la mia professione, con dedizione, rispetto e trasparenza. Votare per me significa dare fiducia ad una persona pulita, sicuramente non un professionista della politica, quindi nulla. Vi prometto di dedicarvi tempo e soprattutto la mia esperienza nell'ambito del commercio. Vi ringrazio. Grazie Antonello e complimenti. Adesso passo la parola a Maristella Buonora. Buonasera a tutti, io insieme a Marco Gallo rappresento la lista Agropoli Oltre. Noi, a differenza delle altre liste che sono presenti nel progetto Destinazione Agropoli, già 5 anni fa abbiamo insieme a Massimo sognato di creare qualcosa di buono per Agropoli, di realizzare quei progetti che come gruppo di amici professionisti vedevamo utili per la città di Agropoli. Anch'io, come Ermelinda, in questo periodo di questi 5 anni ho avuto la bellissima gioia di avere una figlia. Sono diventata mamma e ho compreso altre difficoltà che si hanno ad Agropoli. Prima conoscevo le difficoltà che avevano i giovani, adesso le difficoltà che hanno le mamme. I miei colleghi, ognuno di loro conosce le singole difficoltà. Antonello ha detto come che è un commerciante, quindi le difficoltà che ha il commercio. Vi è Gianni col turismo, alla fine, con l'attività che fa, comunque conosce il turismo, la cultura, il cinema. Ognuno di noi conosce determinati ambiti e proprio per questo tutti abbiamo aderito al progetto di Massimo, perché ognuno di noi può dare il massimo in questi singoli ambiti e fare qualcosa di bello e di buono per la propria città. Questo vuole fare Agropoli Oltre, questo vogliono fare la Porta Sindaco, Agropoli Po e la nostra Agropoli. E questo lo vogliamo fare insieme al nostro candidato sindaco, Massimo Laporta. Cedo la parola al mio collega. Salve a tutti, io sono Marco Gallo, non credo di avere bisogno di presentazione perché molti di voi mi conoscono. Sono un professionista che opera sul territorio di Agropoli da ormai 38 anni. Le mie origini sono umili, sono figlio di un operaio, quindi i miei genitori mi hanno insegnato a non porsi mai dei limiti, tant'è che alla mia ormai età di circa 59 anni, non avendo limiti, sono laureato in ingegneria civile ambientale, quindi significa che, nonostante abbia fatto la professione di geometra, io non mi sono mai fermato. Questo per me è un grande segno di orgoglio. Non vi parlo di grossi progetti, però vi parlo di quelle che sono le esigenze della città, perché opero sul territorio da tantissimi anni, conosco bene ogni angolo, ogni anfratto della nostra città. Ormai dal 2014 faccio parte del gruppo comunale di protezione civile, che mi ha dato tanta esperienza in più e mi ha fatto capire che cosa significa nei momenti di bisogno aiutare, la soddisfazione di aiutare le persone. Noi, quello che dicevo con Massimo, perché mi sono candidato? Bene, Maristella ha detto, 5 anni fa mi sono candidato, ho avuto il piacere di candidarmi con Massimo, con un ottimo risultato dal mio punto di vista. Il mio primo obiettivo era quello di non fare brutta figura e ci sono riuscito. Perché con Massimo? Perché ti sei candidato proprio con Massimo Laporta? Qualcuno me l'ha chiesto. Perché con Massimo Laporta, che conosco ormai da tantissimi anni, si è messo sempre a disposizione, non mi ha chiesto mai nulla, è una persona molto preparata, capace e poi ha tanta esperienza da vendere.
In questo momento non me ne vogliono gli altri candidati a sindaco, ma è l'unica persona che ritengo capace e idonea per poter amministrare la nostra città. Ovviamente ognuno di noi ha dei difetti, non siamo tutti perfetti, no? Quindi vogliamo dare, e io in prima persona voglio dare il mio apporto alla città di Agropoli con le mie conoscenze e con le esperienze che ho maturato in questi anni, sperando e cercando di migliorarmi, naturalmente interfacciarmi con i cittadini, perché la prima persona a cui bisogna ascoltare è il cittadino, sono le esigenze delle persone. Miglioriamo quello che teniamo, già quello che teniamo, i grandi progetti li possiamo pure fare, però miglioriamo quello che teniamo. Non c'è bisogno di paragonarci ad altre città turistiche, non voglio neanche nominarle. Agropoli è Agropoli, ha una sua personalità, perché ci dobbiamo assimilare ad altre città? Noi andiamo bene come siamo, con i nostri pregi, i nostri difetti e le nostre bellezze del territorio. Sta a noi cittadini migliorare, impegnarci affinché tutto possa avverarsi e soprattutto i servizi e le mancanze che in questo momento stiamo soffrendo possono essere sopperite. Dateci supporto, perché questo è importante. Vi ripagheremo con la nostra lealtà, con il nostro impegno. Massimo sa che una volta impegnati con i cittadini e con noi tutti, sa che cosa deve fare per la città di Agropoli, ma senza false promesse, perché noi non siamo abituati a promettere cose che non possiamo dare. È chiaro? Noi ascolteremo tutti e quindi valuteremo di volta in volta tutti i progetti e le idee che ci verranno sottoposte. Non è detto che un cittadino non ci possa dare un progetto, un'idea ottima, perché no? Perché no? Quindi vi ripeto ancora una volta, dateci fiducia e ve la ricambieremo. Grazie. Marco, a proposito di suggerimenti e idee da parte dei cittadini, all'interno di una sezione del sito www.massimolaporta.it c'è proprio una parte dedicata ai suggerimenti e alle idee dei cittadini. Tanto è vero che alcuni progetti sono stati elaborati, validati dall'organizzazione di Destinazione Agropoli e quindi sono stati inseriti nella sezione apposita. Adesso passo la parola a Gianni Petrizzo. Buonasera a tutti, sono Gianni Petrizzo, il promotore insieme ad Emilio Malandrino della lista civica La Nostra Agropoli. Il nostro è un obiettivo ben preciso: dare la forza ai giovani, una forza che deve arrivare soprattutto da voi cittadini che dovete sostenere questo progetto. I giovani sono il nostro futuro e quindi dobbiamo dare fiducia, energia e competenze a loro, e questo lo possiamo fare sicuramente con l'aiuto di Massimo Laporta, perché è quella persona che ti individua e sì, valorizzando il merito, e questa non è una cosa che è da tutti, perciò mi hai appassionato. Seconda cosa, quando abbiamo costruito la lista civica e quindi ho sentito un po' i candidati a sindaco, l'unico progetto serio, reale, esistente era Destinazione Agropoli. Non so se voi vi siete accorti se esistono altri programmi. Io non ho sentito, non ho visto e non ho letto nulla. Noi abbiamo un sito internet nel quale ci stiamo lavorando da dicembre, da quando Massimo ha deciso di cambiare rotta. Aveva già deciso, come lo dice sempre lui, perché non veniva ascoltato, e vi posso assicurare che era così. Sul sito troverete la nuova Agropoli, la grande destinazione Agropoli. Non a caso le quattro liste hanno dentro il nome di Agropoli. Questo significa attaccamento alla città,
attaccamento a un progetto che deve essere nostro, ma lo dico sul serio. Quindi stiamo giocando una partita molto molto equilibrata, ok? Andremo al ballottaggio sicuro, ne sono certo, e lo avverto attraverso quello che le persone mi comunicano, perché io giro la città, quindi non me le invento le cose. Daremo la nostra competenza alla squadra di Massimo Laporta, che è, non è un egocentrico. Massimo Laporta è uno squadra centrico, per lui viene prima la squadra e poi se stesso, e questa è una cosa fondamentale, ok? È una cosa che ci ha dato la forza di seguire il suo pensiero e la sua visione. Pertanto, con le nostre competenze sulla comunicazione, sugli eventi, daremo il nostro contributo, Massimo, perché pensiamo che l'economia, le risorse devono arrivare da fuori. Io credo molto nel progetto di internazionalizzazione della città di Agropoli. Agropoli ha tutte le capacità di essere una città internazionale, non europea, internazionale. Quando sono stato in America per divulgare la nostra arte, non la mia, la nostra arte, bastava far vedere solo le nostre località. Abbiamo il 50% di successo grazie alle nostre località, ma adesso però basta dire che bella Agropoli, dobbiamo fare la nuova Agropoli, e lo faremo con Massimo Laporta. Figura. Complimenti Gianni. A proposito di comunicare, vogliamo ricordare a tutti di seguirci sulla pagina Facebook di Massimo Laporta trattino candidato a sindaco, e di seguirci anche su Instagram. Vi ricordo a tutti, seguite le nostre attività, i nostri eventi, i nostri incontri, è possibile vedere tutto lì in descrizione. Condividete, 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 mettete like, mi raccomando. E adesso, dulcis in fondo, il dottor Emilio Malandrino. Grazie, grazie a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto i presenti, e voglio ringraziare questi amici che stanno al tavolo, diciamo, della conferenza, ma anche coloro che sono candidati con noi, tutti quanti, che condivideranno questa nuova avventura, che come tutte le avventure difficili, improbabili, impervie, sarà un'avventura ancora più bella, ancora più affascinante, ancora più stimolante, perché io credo in queste avventure difficili. Oggi ci danno ad Agropoli lanciati in un'avventura strana, difficile, da combattere. Ecco perché ci mettiamo ancora di più la grinta di sempre, ecco perché siamo ancora più convinti di sempre. Io sono probabilmente uno dei veterani di questa coalizione e di queste liste, ma questo fatto mi ha stimolato ancora di più, perché affiancarmi in una lista con dei giovani come Gianni Petrizzo, come Melinda, come Maristella, come tanti altri di voi, mi stimola di più, perché il mio è un contributo di chi vive la politica ormai da un trentennio. Io ho fatto, credo, 30 anni di consiglio comunale, una parte dei quali condivisi in consiglio comunale, seppur in posizioni diverse, con Massimo Laporta, però con una persona che era aperta al dialogo, che, con la quale si poteva parlare, si poteva discutere, si poteva anche avere visione diversa, ma si restava avversari politici e non nemici politici, come è stato imposto negli ultimi 15 anni. Negli ultimi 15 anni Agropoli ha una grande, ha avuto una grande rovina, una grande tragedia, quello di stravolgere la politica, far intendere la politica come un messaggio poco chiaro, tenebroso, dove le persone che non la pensano allo stesso modo di chi comanda sono persone da essere considerati nemici, da essere messi all'atere, a parte, da essere cacciati, ripudiati, non persone da, con le quali confrontarsi, con le quali condividere un ragionamento anche acceso, anche accanito, e prendere delle decisioni. Bene, io mi sono avventurato in questa nuova esperienza sognando una Agropoli diversa.
Io ormai a una età abbastanza avanzata sogno un'Acropoli libera. Ho fatto un grande sogno, perciò mi sono candidato e vi assicuro che stavolta ci metterò più energia di quanto ce ne ho messe per, credo, 20 campagne elettorali, perché vorrei sognare di ridare la libertà a questa città. Voglio sognare un'Acropoli libera, un'Acropoli che ha perso la libertà nel 2007 con l'avvento di quel signore di Torchiara, oggi gran signore, gran papà di Capaccio, che imperversa in lungo e in largo su questa città, politicamente, ma imperversa con metodi che hanno asfissiato questa città. Noi abbiamo perso la libertà di opinione in questa città, noi abbiamo perso la libertà di democrazia in questa città, noi dobbiamo riappropriarcene, questa città ha bisogno di liberarsi. Ecco perché io sogno un'Acropoli libera, e questo sogno lo potrà realizzare oggi la popolazione andando nelle urne e ponendo fine a questo stato di cose. Acropoli ha perso la democrazia, ha perso lo stato di diritto, ha perso la meritocrazia, ha perso la giustizia. Oggi ad Acropoli non c'è più la possibilità di dialogare, di parlare. Questo è uno stato che ha messo una corte su questa città, della quale abbiamo il dovere, per le nuove generazioni, per i giovani, per i nostri figli, abbiamo il dovere di liberarla. La possiamo liberare il 12 giugno con un voto diverso. Acropoli ha bisogno di riprendere in mano la sua libertà, la sua giustizia. Io dico, uno dei primi interessi è quello di ridare finalmente ai giovani, alle future generazioni, pari dignità, pari opportunità. Non canali preferenziali, sotterfugi, raccomandazioni, violenze, no. Acropoli deve riappropriarsi di tali opportunità. Acropoli ha bisogno che i giovani, le future generazioni, i sofferenti, i deboli, debbano avere una corsia preferenziale. Un occhio particolare, caro Massimo, lo dovremo dare alle persone che hanno maggior necessità, alle fasce deboli, agli anziani, ai giovani, ai disabili. Dovremo aprire una porta più grande a queste persone. Questo è l'obiettivo grande che deve avere questa città. Acropoli ha bisogno di riprendere in mano la democrazia reale. Questo lo potrà consentire un voto diverso, un voto alternativo. Oggi ci dobbiamo liberare dal voto condizionato dalla cortesia, dal piacere. Oggi i diritti di questa città, i diritti dei giovani, sono fatti passare per cortesie, per favori. Non è così. Noi dobbiamo ristabilire il clima di democrazia. Noi dovremmo essere le persone più vicine innanzitutto a coloro che non ci hanno votato. Questa è la democrazia e la libertà di una realtà civile. Cioè noi non dobbiamo riprendere un cammino dicendo chi è stato vicino a noi viene assistito, viene accompagnato dalla politica, e chi non è stato vicino a noi viene messo alla porta, viene buttato sulle scale. Non è così. Guardate, Acropoli vive in un momento di abbandono, di solidarietà, dove non ha più modalità di ragionare. Non è così. Acropoli deve riprendere la sua libertà, ecco perché io sono. E io sono convinto, la scelta di Massimo, la scelta di Destinazione Acropoli, di questo nuovo progetto, è in questa direzione. L'obiettivo però, Massimo, deve essere comune per chi oggi vive da quest'altro lato della barricata. Credo che debba essere l'obiettivo comune del candidato Massimo Laporta, del candidato Elvira Serra, del candidato Raffaele Vesce, perché credo che abbiano come obiettivo comune la libertà di questa città, riprendere la democrazia da loro. Questo è l'obiettivo comune dei tre candidati a sindaci. Noi l'abbiamo incarnato con Destinazione Acropoli, con le nostre liste, noi con Acropoli, con la nostra Acropoli, Acropoli Oltre, la porta sindaco e Acropoli Pure. Ma dico, deve essere l'obiettivo della città, della popolazione, deve essere l'obiettivo di riportare questa città alla vera realtà che abbiamo perso dal 2007. Non è possibile che questa città sia ancora comandata dall'uomo solo al volante. Non è più possibile. Mi fermo solamente 30 secondi ancora per dire, io ho lasciato questa città 5 anni fa, quando dal Papa, era Massimo,
dissi a un amico che poi aveva condiviso il percorso con noi in Forza Italia, l'ex sindaco Adamo Coppola, mi chiedevo dal palco e l'ho chiesto pubblicamente chi fosse il candidato sindaco ad Agropoli, perché non si capiva, perché sul palco c'era il signore Di Capaccio e lui faceva la controfigura. E io mi chiedevo, ho chiesto pubblicamente, ma chi è il candidato sindaco ad Agropoli? Perché vedo uno che porta il bambinello per mano e la porta girando per le contrarie, per i rioni, per i pubblici comizi. Bene, oggi abbiamo scaricato un bambinello, abbiamo preso un bambinello, ma non è democrazia. Noi questo stato di cose lo dobbiamo cancellare. Noi dobbiamo porre un'alternativa diversa, dobbiamo dire vogliamo una Agropoli nuova, una Agropoli vera, una Agropoli libera, libera da qualunque condizionamento. Questo merita questa città, noi lo faremo grazie a questo progetto ambizioso, difficile, ma altamente affascinante. Io sono convinto che quanto più ci crediamo, e vi assicuro che ogni giorno che passa io ci credo di più, perché trovo tra la gente un sentore di una voglia di cambiamento molto più forte di quella che avvertivo 5 anni fa, 10 anni fa e 15 anni fa. Credo che Agropoli sia pronta alla svolta, credo che Agropoli questa volta darà una risposta a questi signori che loro non immaginano, e questo me lo fa capire anche un momento di grande difficoltà che loro vivono. Questo mi fa percepire che il momento è diverso. Mettiamocela tutta, crediamoci, credeteci, Agropoli sarà finalmente. Complimenti dottore, e prima di passare la parola al candidato a sindaco Massimo Laporta volevo ricordare venerdì 20 alle ore 20 presso il ristorante La Sciabica ci sarà la presentazione delle liste con i 64 candidati, saremo tutti lì, saremo tutti pronti a presentarci e a dialogare come sempre e come detto. E ho notato che le parole fondamentali utilizzate sono libertà, emozioni, concretezza e sogno. E a proposito di sogno, concretezza e libertà, passo la parola al candidato a sindaco Massimo Laporta. Grazie Massimiliano, vi ringrazio di cuore, cari amici, cari compagni di squadra, perché noi parliamo di squadra, noi siamo un gruppo che lavora con un unico obiettivo, Agropoli. Questa squadra che in parte stasera ha incominciato a rappresentare qual è l'obiettivo, innanzitutto quell'obiettivo che è comune a tutti, la nostra città, i nostri cittadini. L'interesse primario mio e della mia squadra è quello di ridare a questa città il giusto ruolo, non quello verticistico, diceva bene prima Emilio, ma tanti altri amici hanno un po' rappresentato le difficoltà di questi anni, dove io non rinnego la mia presenza, ma chi mi conosce è stato con me a combattere dall'interno, ha dato modo di tentare, di arginare quel fenomeno che purtroppo oggi vi posso dire con tanta sorpresa, perché vi posso rappresentare che la mia persona che è partita nel 2007 con un progetto dove questa città ne aveva bisogno di modernizzazione, un progetto che vedeva veramente una città priva di tante infrastrutture, ma non vi erano quelle condizioni che giorno per giorno a me rabbrividiscono. Vi posso garantire che con me non c'è stato quel metodo. Gli ultimi anni sono stati tremendi e come già ho rappresentato più volte, il nostro gruppo Agropoli Oltre aveva ben chiarita la sua posizione in Consiglio Comunale. Poi è arrivata la pandemia e ci siamo fermati, se non altrimenti noi eravamo andati già via. Oggi vi è un progetto con un nome ambizioso, come diceva Emilio e come dicevano gli altri amici, Destinazione Agropoli, un progetto dove al centro ci sono i cittadini e i nostri figli, quei figli che non devono avere nessun canale preferenziale. A me dispiace dirlo in questa conferenza, oggi mi è arrivata un'ennesima notizia di preferenza,
su una società che gestisce la raccolta dei rifiuti, sembra che ci siano date altre indicazioni rispetto a quelli che erano gli stagionali che dovevano prendere lavoro in questi giorni di giugno, e sembra che non verranno chiamati perché sono stati sostituiti da altri soggetti che sicuramente hanno avuto ampie garanzie dal solito noto. A me dispiace, per me, aver fatto questo percorso politico e rivedere questo metodo, io lo combatterò con tutte le mie forze e con gli amici che abbiamo messo in piedi un progetto di meritocrazia, un progetto per la città. Non ci può appartenere questo metodo, è un metodo che combatteremo e cercheremo di liberare questa città. Uscirà tra qualche ora un mio manifesto, un sindaco libero. Io non ho nessun condizionamento, nessuna preoccupazione. Qualche amico prima mi dice ti vedo ancora calmo. Io sono calmo e ho le idee chiare e so bene quali sono i problemi che questa città deve affrontare. Nessuna polemica, ma siamo pronti a difendere la nostra città. Questa è una città che appartiene al popolo di Agropoli e tutti coloro che hanno scelto di volerla vivere. E noi, il nostro progetto, il nostro obiettivo è solo questo. Voglio rappresentarvi che nei prossimi giorni la nostra squadra, il nostro progetto verrà divulgato sull'intero territorio comunale. Non ci sarà posto della città dove noi non racconteremo il nostro progetto Destinazione Agropoli. Ci ritorneremo più volte. Faremo due interventi al centro della città, come è giusto che sia, uno di apertura e un altro di conclusione. Però vogliamo toccare ogni punto della città. Alla mia squadra dico: siate presenti, cerchiamo di portare avanti e di portare le notizie ai nostri cittadini di quello che noi abbiamo scritto nel nostro programma e che ci impegneremo tutti insieme a rispettarlo. Perché come l'abbiamo sottoscritto nel nostro programma elettorale, con i delegati di ogni singola lista, così dobbiamo prendere un impegno tutti a partecipare a questo progetto convintamente. Prima di passare al programma voglio salutare gli amici che sono in sala, ci sta l'avvocato Basile, un altro caro amico che ha voluto aderire al nostro progetto, come Costabile Spinelli, Consolato Cacco, ma vi saluto tutti, Mario Capo che è arrivato anche lui, grazie della vostra presenza, tutti insieme. Qui dobbiamo dimostrare di essere squadra. Io posso essere la sintesi, ma voi dovete dare forza a questo progetto convintamente. Oggi è un progetto civico, qualcuno ci vuole etichettare un colore politico. Il nostro colore si chiama Agropoli. Noi non abbiamo nessun altro colore se non quello di ripristinare quelle condizioni che qualcuno continua a deviare. Noi siamo qui, li porteremo avanti convintamente le nostre idee e quelle dei cittadini, perché il primo punto è quello del confronto e dell'ascolto quotidiano. Invito tutti voi a rappresentare il nostro progetto in ogni punto della città. Cerchiamo di essere pronti ad ascoltare, perché questo sarà il modello che l'amministrazione e la coalizione di massimo la porta porterà avanti per il quinquennio se la città di Agropoli e i cittadini di Agropoli ci premieranno il 12 giugno. Il programma: partiremo da domani sera, giovedì 19 alle ore 20, sarò presente in un incontro tra i candidati. Anche qui c'è un'anomalia, sembra che ci sia qualche candidato che non parteciperà. Io come candidato sindaco, che rappresenterò tutti voi, sarò presente a rispondere all'associazione Legambiente qualsiasi domanda che mi verrà formulata. Venerdì 20 ci sarà il nostro evento, quello dei 64 candidati delle nostre quattro liste che, le ripeto, come sono state sorteggiate: Agropoli Può, Agropoli Oltre, la nostra Agropoli, la Porta Sindaco. Questo è il sorteggio che la Commissione Circondariale di Vallo ci ha assegnato come posizione nella lista elettorale, che vi comunico che ancora in questo momento non è pervenuta. La mia posizione insieme alla coalizione, siamo in terza posizione. Andiamo avanti con, come vi dicevo, la presentazione verrà fatta sul porto turistico di Agropoli nel ristorante La Sciabica.
domani venerdì 20 alle ore 20. Sabato 21 ci sarà un incontro con i cittadini in località Mattida alle ore 19. Domenica 22 incontreremo i cittadini di San Marco presso il Lido Tre Conchiglie alle ore 19. Poi siamo a lunedì 23. Alle ore 18 incontro i candidati a sindaco organizzati dall'Associazione Turistica Vivi Cilenda. Anche qui forse ci sarà un metodo diverso. Sarò presente soltanto io e poi a seguire o in anticipo ci sono altri candidati invitati. Martedì 24 incontriamo i cittadini in località Moio alle ore 18.30. Mercoledì 25 alle ore 18.30 incontro con i cittadini in località Fonti. Giovedì 25 maggio ore 20 vi è il confronto organizzato dall'emittente televisiva Cilento Channel tra i quattro candidati sindaci alle ore 20. Giovedì, abbiamo detto, venerdì 27 incontro con i cittadini presso il Lido Azzurro. Lì chiariremo definitivamente il nostro progetto sulla Posidonia Oceanica, un tema che se ne parla in città e noi siamo pronti a dare la soluzione. Sabato 28 vi è il nostro intervento in piazza Vittorio Veneto, sarà il nostro comizio pubblico, la nostra squadra sarà presente vicino a me e partiremo nel rappresentare alla città di Agropoli quello che è il progetto Destinazione Agropoli. Siamo poi domenica 29 alle ore 11 incontriamo i cittadini in piazza delle Mercanzie. Anche lì rappresenteremo quello che è la nostra visione di quel luogo che ormai giorno per giorno si intasa e si lascia sempre meno spazio ai cittadini. Anche lì con estrema chiarezza noi rappresenteremo qual è la nostra idea di quell'area. Domenica 29 incontro con i cittadini nel centro storico. Il nostro polo culturale che è rappresentato nei sei progetti speciali di Destinazione Agropoli per noi è un punto fondamentale del programma, illustreremo ai cittadini del centro storico qual è la nostra idea del borgo medievale. Poi siamo lunedì 30, incontriamo i cittadini in località Madonna del Carmine alle ore 19, martedì 31 incontro con i cittadini in via Salvo d'Acquisto alle ore 19. Mercoledì 1 giugno siamo stati invitati ad un confronto tra i candidati presso l'emittente televisiva Stile TV alle ore 20. Giovedì 2 incontreremo i cittadini in Piazza della Repubblica alle ore 19. Venerdì 3 incontreremo i cittadini di Via Risorgimento lungomare San Marco alle ore 19. Non è scritto però alle ore 19. Sabato 4 giugno, ore 19, incontro con i cittadini, ritorniamo in località Mattine. Domenica 5, incontro con i cittadini in località Moio, in particolar modo piazza Serpentone, dove sta il bar Serpentone. Lunedì 6, incontriamo i cittadini al porto di Agropoli, alle ore 19. Martedì 7, incontro con i cittadini al centro storico, ritorniamo al centro storico. Mercoledì 8 incontro con i cittadini nella frazione Fonti alle ore 19, giovedì 9 incontro con i cittadini nella frazione Madonna del Carmine e venerdì è il comizio di chiusura, l'orario non lo sappiamo perché andremo sicuramente a sorteggio con gli altri candidati sindaci. Che dirvi? Il programma lo conoscete, lo dobbiamo divulgare, l'invito è a tutta la squadra, a tutta la coalizione, il più possibile in ogni punto della città. Mettiamoci il nostro cuore, mettiamoci la nostra forza di cambiamento, perché ritengo che ci sono tutte le condizioni, come rappresentavano prima gli amici, in città si respira un'aria diversa. Chi ha fatto qualche campagna elettorale riesce a capire che il clima è cambiato rispetto agli ultimi 10 anni, in particolare gli ultimi 15 anni, vi è un'area diversa, la città vuole cambiare, mettiamocela tutta, ci dobbiamo credere per noi e per i nostri figli. Grazie di cuore e vi raccomando, per venerdì 20 alle ore 20 noi saremo lì a parlare del nostro programma e a presentare tutti i 64 candidati. Grazie ancora.